Per poter utilizzare autobus e treni regionali per chi ha più di 12 anni d'età, dal prossimo 6 dicembre sarà necessario essere in possesso di Green Pass. Basterà quello base che si ottiene con un tampone negativo e a verificare il rispetto delle regole saranno anche le forze dell'ordine, non solo i controllori delle società di trasporto. E quanto stabiliscono le nuove linee guida del trasporto pubblico che sono state aggiornate con una ordinanza firmata dal governatore Marco Marsiglio recependo la normativa nazionale. Franco Rolandi, segretario della FILT CGIL Abruzzo e Molise, insieme alle altre organizzazioni sindacali, auspica che i controlli vengano realmente effettuati. Controlli che dovranno necessariamente essere effettuate dalle forze dell'ordine, così proprio come prevede la disposizione ministeriale. Le prefetture territorialmente competenti hanno attivato delle cabine di regia e che ha visto la partecipazione soprattutto delle imprese di trasporto in occasione dell'apertura dell'anno scolastico degli istituti scolastici, escludendo la partecipazione delle parti sociali, delle organizzazioni sindacali che rappresentano poi quei lavoratori che stanno sul campo e che vivono quotidianamente le esperienze trasportistiche. Quindi noi torniamo a sollecitare le prefetture affinché coinvolgano nella discussione anche le parti sociali e soprattutto torniamo a sollecitare la Regione Abruzzo affinché faccia quei controlli che sono necessari soprattutto a garantire la costante sanificazione dei mezzi di trasporto, perché su questo aspetto abbiamo delle riserve. Siete on the road ogni giorno. Cosa avete avuto modo di constatare, soprattutto quando le persone salgono a bordo dei mezzi pubblici? Quanti rispettano le regole? Diciamo che generalmente, perlomeno nella nostra regione, ma io immagino un po' in tutta Italia, c'è la disponibilità da parte dell'utenza, da parte dei viaggiatori a rispettare le regole. Ci sono anche a volte anche episodi di reazioni scomposte da parte dell'utenza qualora il personale viaggiante si renda conto che il viaggiatore non rispetta l'utilizzo della mascherina, in generale dei dispositivi di protezione individuale. Anche qui torniamo a sollecitare chi di dovere affinché questi controlli vengano implementati, perché insomma questi episodi di violenza e di aggressione nei confronti del personale viaggiante sono assolutamente intollerabili.